Benvenuti e bentornati a tutti ragazzi e ragazze, bestie di YouTube Italia. Oggi siamo di nuovo qui alla magnifica cattedrale, alla Betulla. Fate una preghierina, puttanelle. Perché? Cosa c'hanno le chiese di solito? Cosa c'hanno le chiese che le mie chiese non hanno? Pensateci un attimo. La mia c'ha le navate, c'ha una cupola, c'ha le vetrate, c'ha l'altare. Cosa manca? Manca il campanile. Ecco. Purtroppo nessuna delle mie chiese, delle mie costruzioni, delle mie cattedrali ha un campanile. Quella sotterranea posso capirlo, quella distrutta posso capirlo, ma rimedieremo molto presto pure a quella lì. Quella che c'è su quest'isola, ovvero questa, non posso capirlo. Quindi cosa ho fatto? Ho preso un po' di materiali, un po' tanti, per costruire appunto una torre che sia il più possibile in tema con questa costruzione qui. Quindi magari poi variando anche ovviamente, ma tenendo comunque a mente che questa torre è fatta con questi materiali e ha una certa forma. I materiali che ho preso sono quelli che vedete nel mio inventario. Cercherò di fare una torre il più possibile un po' anche sferica. Ne metto così il legno, oppure mi conviene di più metto, tanto sta pala posso togliere anche questo, oppure mi conviene magari più metterlo per l'alto. Questo qua, tutto, fate finta che non c'è, così. La torre da 4 con gli angoli arrotondati, quindi viene un 6x6 più o meno con gli angoli smussati, anzi di più perché poi faccio così, quindi viene bella grossa, viene un bel torrone grosso, quindi... Secondo me ci sta come idea. Adesso bisogna plasmarla bene. Appunto, voglio fare il campanile. Non sarà attaccato alla struttura perché non voglio andare a modificarla, non voglio andare a toccarla in alcuna maniera perché ho paura di rovinarla. Quindi farò una torre separata dal resto della costruzione e vedremo un po' come viene. Allora, anzitutto voglio farla appunto con i materiali che tendono a richiamare quella costruzione lì. Non ho tanta cobblestone qui con me, anzi non ne ho proprio. Però non è un problema, al massimo la vado a prendere. Sappiamo bene che il pavimento nella cattedrale è una certa diventa di appunto assi di legno, sì, ma anche di betulla, non di quercia. Non lavorata, quercia normale, non lavorata. So che così per ora può far cagare, ma ovviamente poi la arricchirò con la vegetazione in questa maniera, quindi come se ci fosse della vegetazione appunto al di sopra della struttura, che tenderà poi ad arrampicarsi. Adesso non lo faccio ora, ma lo faremo dopo insieme. Allora, adesso come materiali cosa potrebbe servirmi? Potrebbero servirmi dei mattoni di pietra, dei gradini di pietra. Me ne servono 8 se non sbaglio, quindi facciamo così. Mettiamoli qua, poi mi servono dei gradini di di mattoni di pietra normali. Cosa ho intenzione di fare? Stringere la torre in questo punto, quindi farla che si stringe un po', anche perché così era tanto grande, non c'avevo voglia di costruirla. E appunto 8 giusti, ho contato bene, so contare. E appunto stringerla così poi. Adesso vedremo se sta bene, si può vedere questa accoppiata di materiali che ho fatto. E anche questi mi sono bastati giusti. Altrimenti la cambiamo tranquillamente. Ok, fammi vedere. Così poi tenderà ad alzarsi. Mi manca la farina d'osso, materiale che ho dimenticato di prendere, ma non c'ho voglia di tornare a piedi un'altra volta sull'isola. Poi prendiamo questi qui. Qui chiudiamo un po', no, perché poi qua ci andrà il blocco. Ci andranno i primi blocchi che inizierò a piazzare. Prendiamo un po' l'oro e separiamo questa zona facendo un lavoro di questo genere, va. Proviamo così. Quindi qua alzarlo ancora di un blocco, però separando appunto con l'oro. Voglio che sia qualcosa di abbastanza ricco, che si capisca anche che è una cosa fatta in secondo momento. Magari come se fosse un vero e proprio tributo fatto alla cattedrale, appunto costruendo questa struttura. Inoltre, scusa anzitutto per l'assenza di video, ma ultimamente non c'ho voglia di registrare, quindi non la registro. E in secondo luogo, se magari volete qualche video extra, ditemi se vi farebbe piacere. Magari Rainbow Six o The Division. Nel caso poteste interessarvi questi giochi, io ci sto giocando molto in questo periodo, quindi i video uscirebbero un po' più spesso di come stanno uscendo adesso. Giusto qualche video in più, niente di eccezionale ovviamente, però qualcosetta in più uscirebbe ancora. Quindi se vi potrebbe interessare, per me andrebbe bene, molto bene, registrare questi video qui.
Detto questo, vedrò di tirare un po' sulla torre e poi la decoriamo insieme. Ok, ho alzato la struttura di 6 blocchi precisi, ho intenzione di fare un pattern di 6 blocchi che poi andrà a ripetersi durante la struttura, appunto. Allora, proviamo a iniziare a buttarci un po' di cobblestone, che sta sempre bene con legno di questo tipo. Iniziamo con 2 blocchi soltanto, va. Cioè, giusto perché è un pattern di 6, al massimo lo posso dividere poi in 3 parti. Ho anche questi blocchi qua nel caso dovessero servire. Quindi potrei fare magari una cosa piazzando dei gradini di cobblestone con magari al centro dei gradini che possono essere, boh, di legno. Potrebbero essere di tanti materiali diversi. Noi potremmo farli dei materiali che più ci piacciono. Fatemi pensare un attimo al materiale che potrebbe andare meglio. In questo momento mi viene in mente principalmente il mattone di pietra. Vediamo un po' come potrebbe stare. Adesso scusatemi ragazzi, ma attivo la flying perché non c'ho voglia di fare pillar immensi per costruire sta immensa stronzata. Allora, facciamo così. Quindi prendiamo questi, magari mettiamoci poi questi sopra. Alziamo le torri. Potremmo anche qui spaccare questi blocchi qua e metterci dei blocchi cesellati qui in cima e in fondo. E poi andare a piazzare molto metodicamente degli altri gradini di cobblestone qui sopra. Poi dei blocchi di cobblestone qui. Potrebbe essere una cosa interessante. E poi andare a chiudere di nuovo in questa maniera. Come viene? Viene abbastanza, diciamo, viene. Non viene male, però secondo me si può migliorare, ecco. Anzitutto proviamo a sostituire questi blocchi qui con dei blocchi di gradini, con degli altri gradini. Quindi usiamo un mucchio di gradini, vuol dire usiamo un mucchio di materiali. E già così va già molto meglio. Rimane ancora il fatto che però qua rimane tutto troppo in tinta unita, tutto troppo simile. Quindi andiamo di nuovo a modificare questi blocchi, magari cambiandoli in questa maniera. E già così diventa già molto meglio. Adesso tiriamo giù questi e spostiamoli qua sotto per vedere se così va abbastanza bene. E così direi che va molto bene. Adesso, se volessi tenere questo pattern, volessi farlo stare in 6 blocchi, dovrei spostarlo di un blocco e mettere un blocco sopra, un blocco sotto. Un blocco sopra, un blocco sotto. Cosa potrei metterci? Potrei metterci le scale come avevo già messo lì. Quindi alternare una scala di cobblestone, una scala di mattoni in questa maniera e chiuderlo così, poi facendo un giro tutto tenendo sempre dalla stessa parte rimane abbastanza bene. Però tutto alzato di 1, quindi questo qua tutto più in su di 1 e con sotto di nuovo dei gradini così o addirittura qualche altro materiale. Non posso usare la polvere di osso perché ho usato l'oro e non sono materiali che stanno molto bene insieme. Quindi ho deciso che farò così. Anzitutto questi qua quindi le sposto di sopra. Questi qui le metto in questa maniera e intanto io faccio che fare tutto off camera e poi vi faccio vedere il risultato finito. Allora, ho dovuto togliere i gradini, sostituirli con qualcos'altro rimanendo sempre sul tono del grigio e ho deciso di aggiungere i blocchi di addensite perché è un blocco che a me piace molto. Il pattern mi soddisfa abbastanza, per sopra magari lo chiudiamo o con dell'oro o con del legno, anche se in quel caso alzerei di nuovo tutto di uno per mettere del legno sotto a dividere l'oro dalla pietra. Perché altrimenti non è speculare, mi dà fastidio. Però direi che è un pattern che mi soddisfa molto. Adesso vediamo per sapere già se devo sollevare tutto di uno oppure tenerlo così. Sostituiamo già questi blocchi con due blocchetti di legno e vediamo se con loro qui in cima ci può stare abbastanza bene. Fammi vedere. No. Allora, dal momento che siamo dietro la cattedrale, questo è quello che si vede se facciamo la torre bassa. Quindi noi abbiamo bisogno di un bel campanile bello alto. Probabilmente verrà anche più alto del campanile della torre che abbiamo alla base centrale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dovrò impegnarmi abbastanza, perché comunque ce ne sono tanti di materiali. Adesso poi usando la flying non è un problema. Ora cosa sto facendo? Sto cercando di produrre un pattern che possa sembrare appunto la zona di sotto, però tagliata a metà. Vedete che fa in questa maniera. Quindi ho sbagliato a fare il pattern perché non fa così, ma fa in un altro modo. Grazie, grazie davvero. Allora, lì possiamo vedere che lui sale di 2, quindi no, è centrale. No, non è centrale. No, ma è così in teoria. Ok,
Però così in teoria non è nemmeno. Però sì, così in teoria dovrebbe essere questo. Dovrebbe essere così in teoria, sì, forse, non lo so. Come vedete, ho usato davvero un mucchio di legno. Però così è davvero troppo oro. Quindi non mi piace. Anzi, direi che forse l'oro qui non lo metterei nemmeno più. A quel punto potrei anche cambiarlo da sotto, ma da sotto non saprei davvero cosa metterci. Potrei fare anche semplicemente, sì, tre dettagli fatti in questa maniera. Quindi magari una cosa così. Poi così. Per metterci magari delle finestre con dei gradini, appunto. Ho usato davvero un mucchio di materiali. Non sono dovuto andare a prendere, per fortuna. Sto finendo un po' quelli che però mi sono portato dietro. Quindi tra poco dovrò tornare alla base e prenderne degli altri. No problem. Però scazza comunque. Ma ecco, magari potrei fare una cosa del genere. E poi andare a chiudere in questa maniera qui e qui. Potrebbe essere bellina, se non fosse che senza appunto il legno fa abbastanza schifo un po' il tutto, ecco. Quindi così direi che non è assolutamente da fare. Però non voglio buttare via questo pattern qua che ho fatto. Quindi semplicemente tolgo l'oro. Oro che a questo punto potrei pensare di togliere anche da là e sostituire direttamente con una sfilza di blocchi cesellati. Potrebbe anche starci. Adesso dovrò mettere delle torce e cercare innanzitutto un posto per mettere le torce sulla torre, perché voglio che rimanga illuminata durante la notte, che quindi si veda e che quindi faccia anche il suo bel effetto. Perché ripeto, siamo comunque dietro la cattedrale, perché io sono molto intelligente, ho scelto un posto ottimo per farlo, però ho scelto un posto dove ci fosse tanto spazio e qua c'è neanche tanto, quindi sono stupido proprio. E per ora non è altissima, quella lì sembra una vulva. Ma non dirò più cose del genere, altrimenti faccio proprio del marchilista brutto e cattivo. Quindi non dirò più cose di questo tipo. E niente, cercherò un pattern da mettere lì, ve lo farò vedere. Piazzerò qualche torcia e cambierò quell'oro lì in fondo con magari degli altri blocchi. Altri blocchi che potrebbero essere i mattoni. In questo momento sono i migliori candidati, anche se poi dovrei ritrovare un posto per riproporre i mattoni da qualche altra parte. Io qua inoltre volevo fare dello stacco, non volevo che continuasse sempre di mattoni, ma vediamo un attimo come sta di mattoni per vedere un po' com'è. Potrebbe appunto essere, potrebbe sembrare la zona se io metto appunto questi mattoni fatti in questa maniera, quindi così, vediamo questo pezzo qua. E direi che boh, dà una sensazione di stabilità, di una cosa che è molto forte e molto resistente. Non è il massimo, ma penso che mi ci potrei anche accontentare. Basta farci, secondo me, soltanto l'occhio, ecco. Quindi, perché essendo un po' tutto uguale, così, bisogna farci un attimo l'occhio, è quello che bisogna farci. Allora, ok, fatta in sta maniera, va bene. Quindi adesso qua vi produrrò un pattern che potrebbe anche comprendere dei mattoni. Sicuramente, magari, dei gradini di mattoni, in modo da, appunto, avere una sensazione di... appunto, non so come di spiegarlo. So solo che mi serviranno degli altri mattoni. Questo ve lo so spiegare. Quindi così magari. E no, perché poi si collegano questi altri gradini e non mi va per niente l'idea. Quindi sarò costretto a utilizzare i mattoni. Ok, così. Magari quindi fare questo pattern largo tre blocchi. Può tagliarlo di nuovo, appunto, così in questa maniera, e fare, metto pure questo legno, e poi fare di nuovo questo pattern, riproporlo di nuovo sopra, almeno un altro paio di volte, quindi due pattern così. Ok ragazzi, arrivati a questo punto, non volevo più riproporre il pattern che era riproposto tra i primi due così, ma volevo fare un pattern centrale che dividesse a metà la torre, quindi un pattern 4x4 qua dentro, che poi facesse... da metà alla torre. Non ho ben presente però come lo voglio sto pattern. Magari una roba del tipo: iniziamo a piazzare dei gradini a caso principalmente, che questo ci aiuta sempre. Ecco, va bene così, vai. Così, prendiamo un attimo sti gradini, che poi vedo come utilizzarli da questa parte. In questa maniera un pattern 4x4 potrebbe essere qualcosa di questo tipo. Fatemi fare così. Ok. No, al contrario, ho sbagliato. Quindi deve essere che da... non così. Non ce la farò mai, purtroppo sono mongoplegico. Così. Poi avevo dei... le staccionate, quelle fatte di cobblestone, ma le ho messe a posto perché non le utilizzavo. Molto molto bene. E poi così. Magari qua al centro lasciare appunto delle staccionate di cobblestone. Secondo me potrebbe essere davvero molto bello come pattern.
Ok ragazzi, ho creato appunto la torre. Mi ci è voluto un po', moltissimi materiali, per fortuna era solo cobblestone e andesite. Questa andesite qua è l'ultima che mi è rimasta in magazzino, poi non ne ho più. Fortunatamente non mi è servita, difatti ho sbagliato la torre perché dovevo metterne ancora un po'. Comunque, la torre come avete visto è bella alta, sicuramente più alta di quella là. Penso sia il punto più alto del mondo in questo momento. E nel caso in cui non lo sia, grazie, ho finito l'ascia esattamente nel momento del bisogno. E nel caso appunto in cui non lo sia, non lo sarà semplicemente perché la torre là è piazzata più in alto su appunto un suolo più alto. Adesso sistemo sta stronzata di cui mi sono accorto solo adesso e facciamo immediatamente la cima della torre, appunto, che sarà, ricordo, un campanile, quindi non era pratico, non doveva essere particolarmente alto, l'ho voluto fare particolarmente alto perché era nascosto. È perché è figo, cazzo. Guardate quanto è cazzo è lunga sta cosa. Cioè, è gigantesca, dio camparo. Ok, sono arrivato a questo punto. Le scale. Cazzo, le scale. Non ci ho pensato. 1, 2, 3, 4. Cazzo, è pari. Non ci avevo pensato che forse facendo la pari sarebbe stato un problema. Gigantesco, aggiungerei, fare le scale. Vabbè, non importa, ormai siamo qui. Allora, proviamo a alzare così. Fare una cosa molto easy. In questa maniera, anzitutto qui mettiamo dei blocchi che potrebbero essere bellini da vedere in trasparenza. Andiamo su dei mattoni di pietra, visto che per ora abbiamo usato solo gradini di mattoni di pietra, ma non mattoni di pietra. Iniziamo a sfruttare anche questa possibilità. Che ok, non è male, ecco, non è male, non è male. Ok, facciamo così, 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 così. Ok, fatto questo, la base della torre è già molto ampia di suo, quindi non penso che dovrò andare ad allargarla. Avrà il buco di lato perché ho sbagliato le misure e appunto è venuto fuori che la torre è pari, cosa che non doveva assolutamente succedere. E mi serve del legno. Ok, ho messo dei gradini qui e adesso proverò ad ingrandire questa piattaforma appunto di poco, perché effettivamente non ci serve che sia gigantesca. Visto che siamo già abbastanza grandi, ma deve solo ingrandirsi di poco. Ovviamente non farò la campana, non farò orologi perché non ne sono capace. E perché ho sbagliato le misure delle torri. E non so come ho fatto a non accorgermene, visto che ci ho fatto il design io. L'avessi fatto qualcun altro, ma l'ho fatto io. Comunque, siamo arrivati qui. Quindi non mi basteranno mai questi pezzi di legno, ma ho un'idea. Se io fa avessi fatto il contorno in cobblestone mi sarebbero bastati. Quindi facciamo così, io faccio il contorno in cobblestone e poi gli metto solo al centro. Gli metto appunto il legno. Quindi poi devo lasciare anche un cubo di cobblestone libero per far passare le scale. Sarà questo. E appunto farò così a questo punto, perché mi fa risparmiare un mucchio di legno e un po' di tempo. Quindi tiro via anche questi e poi ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ho fatto la torre, ho fatto il tetto, l'ho illuminato, dentro l'ho arricchito in questa maniera, adesso sta crafting table sparirà, devo ancora risolvere il problema scale, che potrei semplicemente anche non risolvere a dire il vero. Ecco, così è molto meglio. E ok, direi che l'episodio di oggi è finito, scusate se ho usato la flying, ma non avevo assolutamente voglia, da solo poi mi metterò qui. E riempirò di erba tutta la torre. La torre è molto molto alta comunque. Mi faccio i complimenti da solo. Non ho misurato quanto è alta la torre. Quindi mappa alla mano. Vediamo l'altezza. Anzitutto segniamoci due valori. Qui siamo ad altezza Y, che è quella che dovete guardare. 60, 66. Se sta bene lo scrive, magari lo scrivo. Facciamo bene i calcoli. Se noi saliamo fino in cima alla nostra torre, che è più un campanile, sul tetto misuriamo Y119. Y119. Quindi siamo a 119 quadretti di altezza qua, che non è per niente una cifra piccola. Vediamo se la nostra torre qui riuscirà ad arrivare a 119 blocchi. Arriva a 110 blocchi, quindi è più bassa. E inoltre, se non mi sbaglio, parte da molto più in basso, difatti parte da più in alto, difatti parte da 71 blocchi. Questa torre è circa 20 blocchi più bassa confronto all'altra torre. Bisogna comunque ricordare che questa qua, come è quasi il doppio come area, come superficie occupata
sul suolo, non tanto sul suolo lì, ma più che altro come spessore effettivo della torre a metà altezza. Difatti questa torre è larga 7 blocchi, quella lì ne è larga 6. Il che è una bella differenza. Difatti, se noi andiamo ci avviciniamo, questa torre è più sottile di un blocco. Ed è comunque una bella torre, bella grande, ecco. È più alta, ma appunto più sottile. Comunque, spero che il nostro campanile gigantesco vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare like, commentare e condividere con tutti i vostri amici. Vi ricordo anche di iscrivervi e mettere le notifiche al canale, altrimenti non vi arriveranno i feed dei miei video. E semplicemente vi saluto e vi lascio a un prossimo episodio. Ciao ragazzi!